Ragazzi, benvenuti. Ho appena finito di registrare la partita con la Champions League e con FIFA e ci rituffiamo qui. Sulla nostra Master League arriviamo da tre pareggi consecutivi e mi sembra due sconfitte. Andiamo subito a vedere. Quindi pareggio col Napoli, che abbiamo giocato pure bene. Pareggio col Parma. Sconfitta con il Milan, sconfitta con la Roma, quindi abbiamo fatto 2 punti nelle ultime 4 partite. Adesso avremo l'Atalanta, l'Empoli e poi il derby con il Verona. La società ci chiede di vincere le prossime 2 partite prima del derby, è una parola. Dunque, andiamo avanti. Ah, Falco è sul mercato, ha chiesto un piccolo ritocco di contratto, io gliel'ho voluto dare. E lui poi improvvisamente ha scelto di non rinnovare perché si cerca un'altra squadra. Benissimo, vai pure, non c'è nessun problema, vai pure. E noi ci rifiliamo Busaglia come... mettiamo Busa come trequartista, facciamo le maglie un po' più belle, potremo giocare anche con questa, ok? Lo stadio andiamo a farlo sempre di notte, inverno sereno, l'erba corta. Eccoci qua. Perfetto, quindi Busaglia, vedete, l'abbiamo messa addirittura a Falco, addirittura in tribuna. Pavoletti non è ancora al meglio e quindi giochiamo con questa squadra contro l'Atalanta, squadra molto temibile da affrontare, che non è che stia andando meglio di noi, però siamo tutti lì, siamo tutti lì. La classifica è molto corta, siamo solo, se non sbaglio, all'ottava di andata di questa serie con il team, con il nostro rinato Chievo Verona. Adesso scenderemo in campo, stadio Marco Antonio Bentegodi, pubblico che rumoreggia un pochino perché non si vince più, è un mese che non vinciamo più, ci proveremo oggi a far male all'Atalanta. Calcio d'inizio con Loffardo, adesso subito Gozzi, ma l'Atalanta subito che pressa, pallone all'indietro, Terranova. Armini punta l'uomo, si gira, Armini decide per questo passaggio a Gozzi. Pallone a Favale, può avanzare, tocca verso Allen, bella la palla adesso da questa parte per Loffaso, bellissimo. Ah, perdiamo l'attimo, Malinowski, attenzione che qui fa un grande pasticcio. E la palla verso Niambo, niente, verso Kona, non passa. Pezzella. Stavo pensando di chiedere qualche giocatore in prestito, ma per cercare di togliersi da lì sotto, ma secondo me non sarà possibile. Allora Terranova, manovra su Favale, tutto con calma, prova ancora Vitale. Pallone decisamente molto buono verso Busaglia che si gira. Sporcato il passaggio, poi Pezzella non riesce, Conan a tenerlo in campo, bravo Conan, va via, ma Viola, la mette in mezzo, lo fa, non ci arriva, santo Dio. Kropo Mears, Frawler, sarà tosta salvarsi ragazzi. Allen, c'è fallo. Calcio di punizione per il Chievo Verona. Sapevamo all'inizio di questa Serie A che non sarebbe stato facile, assolutamente. Kop Meners, Ibanez. Mail, mette in mezzo, Terranova che libera, poi Vitale. Allora, pallone dato ad Armini. Bravissimo, cambia gioco da questa parte per Favale, la gira poi in direzione ancora di Allen, chiama palla Loffaso, niente da fare, Atalanta la meglio, Franco, pallone Miranchuk, tutta nuova questa Atalanta, pallone ancora da questa parte per Allen, manovra adesso verso Vitale, tocca in direzione ancora di Busaglia, poi la palla verso Loffaso la tiene lì. Arriva da un infortunio, era Faso, quindi Vitale, Terranova, pallone ad Armini, colpo di tacco. E allora Conan, bella la palla verso Viola,
Prova a mettere in mezzo per Conan, colpo di testa, libera l'Atalanta che è un po' in affanno in questa fase. 21esimo del primo tempo, ci prova il Chievo con gran cuore, Armini. Pallone ancora a Conan, si gira, tiene palla, l'appoggia adesso da questa parte. Ancora Conan, Conan va a mettere in mezzo, deviato e non va neanche fuori. Sportiello la tiene lì. Faremo due partite, quindi faremo Atalanta e Empoli. Vitale. Colpo di testa, pallone girato dall'altra parte, Ibanez, Mael, lo aspetta Favale, bravo Mael qui su Zapata, attenzione a questo signore qua, Zapata, ancora Allen, 1-2 dell'Atalanta, ancora Allen, benissimo, adesso si può andare, bella la palla per Conan che però, niente da fare, Atalanta che chiude, Zapata. Siamo una neopromossa, per il primo anno ci dobbiamo aggiustare. Pallone in mezzo, Terranova. Bravo Busaglia, la tiene lì. Pallone adesso a Conan. Conan, niente, c'è fuori gioco. Palla. Bello Allen, allora va via adesso. Lo faso. Niente da fare, libera l'Atalanta. E non tiene in campo il pallone. E allora Favale, come marcano, mamma mia, Favale. Bravo Terranova che cambia gioco, dà respiro alla manovra, Armini la mette giù. Bravissimo. Rimessa laterale, ancora per il Chievo Verona. 0-0, primo tempo che sta per andare a finire. Armini. Ancora Viola, Viola, Viola. Tiene lì il pallone, Viola, Viola. Sbaglia tutto però, mamma mia. Zapata, attenzione, Madonna Santa, lo tiene, niente da fare, oh. Non c'è verso di prendergli il pallone. Zapata, 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 qua è gol. Lo sapevo, niente da fare, abbiamo una squadra a pezzi. È che non ho tanti soldi da comprare, Cristo. Altra sconfitta, mi sa che ne arriva un altro bel esonero qua, ve lo dico io. È incredibile, è incredibile. Ma porca puttana, ma porca puttana. Allora Vitale, dai, proviamoci. Almeno a pareggiarla. Allen. Ancora la palla da questa parte. Dai, Favale. Pallone d'Allen. Niente da fare. La palla rimane lì. Adesso arriva Busaglia, parte. Tiro! Niente da fare, alto. Mi sa che ci dobbiamo aspettare un bel esonero come ci è costato col Torino, se ricorderete, come ci costò col Frosinone. Siamo ritornati alla ribalta, ma non siamo messi abbastanza bene. Se ci esonerano, vedremo cosa fare. Potremo fare richieste eventualmente di andare al Milan, ma attenzione ancora Zapata 2-0. Mamma mia, che crollo sto Chievo che ha avuto. Andrà a fare. Siamo in mezzo a una strada. Non c'è più nessuno che gioca. Vabbè, Vitale. Io faccio in fretta, ragazzi, vendo tutti, eh. Guardate che non ci penso mica due volte io. Sto mica qua a aspettare che crescano. Vai Busaglia, 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 Busaglia. Però dovrebbe fischiarmi anche i falli, eh. Perché sennò io comincio a farli poi. Dopo poi comincio, ti spacco mezza squadra io, eh. Ci penso tanto, quello che è giusto, devi darmi i falli. Che cazzo, ma porca troia, non lo so. Allora ragazzi, proviamo a fare questo schema qui. Allora, brutto Viola va via, perché Viola sta giocando veramente male. Allarghiamo Busaglia da questa parte, stringiamo un po' Allen. Facciamo il lancio lungo, proviamo a giocare così, mettiamo Bertini qua, Pierini lo mettiamo al posto di Allen, lo tiriamo su, gli facciamo fare il trequartista, però andiamo a modificare e togliamo via tutta sta roba qua. 2-0 per l'Atalanta, ma io me l'aspettavo che parlavamo con l'Atalanta, sono stupido, i giocatori sono molto più forti. Allora, andiamo a fare attacco, possesso palla, passaggio lungo, flessibile. Alziamo pure che la squadra si allunghi.
No, alta no, la difesa e neanche larghi. Dai, proviamo a giocare così, dai, proviamo. Dobbiamo toglierci da lì, ragazzi, dobbiamo toglierci. Che potrebbe arrivare l'esonero a fine girone d'andata, se non facciamo i risultati, attenzione. Dimisci, pallone a Pezzella. Sarebbe la terza sconfitta in 5 partite. Veramente da brividi. Malinowski. Attenzione a Zapata che ci ha segnato già la doppietta questo signore qui. Atalanta che sicuramente sono altri giocatori, poi gli va bene anche i rimpalli, guardate che roba, e adesso Vitale che può portare via la palla. Bello il pallone da questa parte, bravissimi, dai, dai, niente, niente ragazzi, questa squadra qua ha bisogno di essere rinforzata di brutto, i giocatori qui non vanno più bene. Mi dispiace perché ci credevo, mi hanno fatto una grande Serie B, eppure queste sono un po' la realtà delle neopromosse, quando non hai i soldi da fare la squadra, eh? Busaglia, forse uno dei pochi che si salva in questo Chievo della Serie A. C'è solo Faso che la tiene lì, fa quello che può anche lui. Pallone a Favale, la mette in mezzo, tiro, e vabbè però cazzo, un po' di fortuna anche. Ora Busaglia, Busaglia la mette in mezzo, arriva Armini, parte il tiro e sta a rodare. Ma non è che non giochiamo, giochiamo però. Chiaramente ragazzi, i giocatori non si può pretendere. La società non ha voluto investire, questi sono i risultati. C'è niente da fare. È così. Siamo al 60esimo, ormai miracolo di pareggiare. Dobbiamo pensare a non finire in Serie B. Veramente a non finire in Serie B. Palla adesso da questa parte, attenzione a Malinowski che viaggia bene, niente. Non è deviato, vedete come arrivano prima quelli dell'Atalanta sulla palla. Vai Busa, vai Busa. Muoi. Chiedino lì Pierini, pallone in mezzo. Niente, niente, sono più forti, cazzo. Mamma mia. Non c'è storia. Non c'è storia, ragazzi. Non c'è storia. Le perdiamo tutte se giochiamo così. Vai lo Faso, vai lo Faso, vai lo Faso. Lo Faso. Dio fa. Perlomeno ci prova, cazzo. Niente da fare. Niente da fare. Allora proviamo a fare una cosa, provo ancora a fare una roba. Anche se non sono esterni, li facciamo giocare lo stesso, non mi interessa. No, Conan e Bertini, ecco Bertini è più esterno, quindi andiamo a mettere lui. E andiamo a fare attacco. Facciamo un piazzagioco. Facciamo difendere l'area di rigore. Dov'è cross al centro? Cross al centro, dove sei? Eccolo qua. Giochiamo così, dai. Proviamo. Atalanta forte del 2-0, meritatissimo, perché noi veramente abbiamo fatto niente. Pezzella gli va anche bene gli scontri con uomo contro uomo. Bello, vedi questo appoggio da questa parte. Niente, niente da fare ragazzi, non gira, non va. E sto giocando in modalità campione, non è che sto giocando superstar. Eppure non va. Boh, pazienza, dai. Vediamo se ci toglieremo da questo imbarazzo prima o poi. Miranchuk intanto, almeno segnarne uno, io non è che dico tanto. Porca puttana però. Miranchuk
niente, niente, non passa un cazzo. C'è una difesa che poi però non va in Europa. Capita, Gasperini, capita. Mi dispiace per te, ma te la sogni la Coppa anche quest'anno, anche tu. Ma vale, andiamo. È bello il pallone dentro, niente, niente da fare. Atalanta è messa troppo bene, vincerà meritatamente, c'è niente da dire. Allora Busaglia la palla, dai, andiamo ragazzi, dai Ermini, dai Luca Bertini, niente da fare, niente da fare. Brutta entrata, brutta entrata, cartellino giallo. E perdiamo anche questa e continuiamo a non fare punti. Abbiamo preso due giocatori che speriamo che diano un po' più una mano, ma con i miei dubbi. Pierini, niente da fare, anche lui fa quello che può. Siamo con questa sconfitta, secondo me arriviamo nelle zone basse. Nicolussi tiene palla. No, niente da fare. Atalanta messa veramente bene. Minchia, forte. Mi fa tosta batterla. Guarda che giocatori, Ilicic, dove cazzo vai? Ma dove cazzo vuoi andare? Attenzione. Mamma mia. Buona ragazzi, poi ci salutiamo qui. Devo trovare un altro sistema di formazione perché con questo qui prendiamo solo calci nel culo. Andrà a fare così. Guardate come marcano. Sono molto aggressivi. Vai Pierini, niente, niente, niente. Dai. Oh, là, finalmente abbiamo fatto un gol. Bella azione, bravi, 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 bravi. Bravo Gozzi, bravi, bel cross di Lofaso. Dai, vabbè, 3-1, ormai è andata. 2-1, ma oramai non riusciremo più a pareggiarla, ormai il tempo è finito. Nicolussi, Nicolussi, la palla in mezzo, ma guarda che culo quel bastardo lì, oh. Beh, finisce così, ma diciamo che abbiamo reagito, però non basta ragazzi, se sentite rumore la ventola, purtroppo la devo attaccare, mi dispiace. E niente ragazzi, andiamo a leggerci la nona giornata. Atalanta vince con noi 2-1, l'Udinese batte il Napoli, te pareva, 2-0, il Parma vince 1-0 a Sassuolo, Bologna batte il Milan 1-0, Fiorentina batte la Roma 1-0. E quindi poi le altre, vabbè, Roma 21, Juventus 19, Inter e Udinese 18 punti. Napoli 17, Sampdoria Torino 16 punti, Cagliari 14 punti, Lazio Atalanta e Verona 13, Chievo Fiorentina 11 punti, Bologna Sassuolo 10, mamma mia il Milan 8 punti, Empoli 7 e vicino alla Serie B, sarebbe il colmo, sarebbe il colmo, sarebbe il colmo ragazzi, va bene, può succedere, perché può succedere anche alle grandi squadre, un anno che non giri, ci sta, o due. E adesso giocheremo a Empoli, questa sarà un'altra partita molto molto difficile. Adesso qui ci chiederà di vincere, il giorno del derby, oh, boh, vai, non rompere. E niente ragazzi, carriera allenatore, intanto guardiamoci anche già un attimo intorno, ma vediamo un po' Sassuolo, assolutamente. No. E niente ragazzi, ci rivedremo poi per la partita con l'Empoli, speriamo che...
riusciamo a fare qualcosa di meglio, ma ho i miei dubbi, quindi anche perde ancora. Torino che cade in casa con l'Inter, la Juve che ha perso col Monza 4-2, incredibile, non avevo vista questa giornata qui, avevo solo visto il lato sinistro. Sampdoria che batte il Verona 3-0, buon campionato della Doria. Va bene, ciao a tutti, ci rivedremo per l'Empoli, ciao ciao.